riferimento a provvedimenti shock per pre-rallentamento, in vista del rallentamento. Ci può specificare in cosa consistono, per favore? Beh, sarà il potenziamento di quello che già esiste, quindi metteremo ancora più forza nel piano sull'export, e nei piani che sostengono le imprese con gli incentivi, e poi cominciamo a sburocratizzare una serie di settori che hanno bisogno di partire subito, non solo i cantieri, ma anche il mondo delle imprese. Stiamo mettendo più soldi anche sulle iniziative che danno risorse ai comuni per fare infrastrutture, e sempre nel provvedimento sulla crescita proteggeremo i marchi storici, perché se stiamo andando verso una congiuntura globale che in questo momento vede un indebolimento dell'economia, noi dobbiamo proteggere i nostri marchi storici della Made in Italy e evitare che finiscano in mani straniere. Questo provvedimento sarà nel provvedimento sulla crescita e si chiamerà legge Pernigotti, perché ci permetterà di proteggere marchi come quello che in passato sono finiti in mani straniere e invece noi vogliamo che rimangano in Italia.